Ciao, sono Roberto Moretti di Vogue Parrucchieri Perugia. Oggi sistemeremo il taglio a George Leonard perché sembra un po' pazzo, quindi non è il caso di lasciarlo andare in giro così. Gli farò un taglio molto sfilato laterale, molto maschile, diciamo, e vedrete come sarà il risultato. Seguiteci. Tutti, senti, io lo fa allungare, io lo fa tagliare un po' però da te, perché vedo solo di te e lei mi dice di no. Dice lei niente da fare. No, vabbè, ma è terribile. Cioè, Danny in confronto era il santo. Sì. Questa è una femmina. Sta alla fine. Tuo nipote? Sta bene, tutte e due. Che fa? No, ho preso la patente con Danny. Ah. Voleva farti il mini porno, mi ricordo, un tempo. Adesso niente, ha smesso? No. Adesso ti metti la tata al bagno. Ciao. No, visto. Il tuo amico Mariano Di Maio? Mariano sta bene, ha fatto la chiesa da prova. Dove l'ha fatto? A Fisi. Ah sì? In chiesa? No, io dico la festa. Purtroppo ha fatto la chiesa, è molto bello. È di tutto... Ma lui abita qui, riabita? Ah, pensavo che era andato a abitare a Milano. Da qua, con la mano. Vedi già come si toglie la parte che sta gonfia. Il fatto però sai qual è? Che avendo i ricci. Sì, ma che hai costato qui non lo vedi. Ah ok, cioè, praticamente fanno così, mentre certo. Se c'è i ricci stanno giù i capelli. Certo. Però tagliando è così, ok. Come fatto di prima, non si crea, rimane tutto sfilato qui. Ok. Crediamo che le persone ispirate possono cambiare il mondo? Ah. Sì, è uno un programma di Davines. Di Davines? Ah, il Pepe, sì. Che ti provo ad attivare in questo modo. A Dizek Storming? Come? A Dizek Storming? Sì. Io ci sto da sempre da marzo a novembre. Sono ritornato da due mesi. Quando bene. Ma ti credo, quando bene. Anche lui, anche Carmen ci sta, no? Carmen e Violante. Quant'è che sta dentro di fare questo poi? Non so, perché anche dal 2015. 2020? Dai. 8 anni. Tu mi hai conosciuto quasi da quando io stavo qui in Umbria? Eh sì. Perché noi siamo conosciuti nel 2005. Sì, andavamo a ballare insieme. 13 anni fa. Io ero da anni piccolissimo. Sì. Guarda che vicino magro l'ho fatto, anche un po' troppo, eh. Perché a me mi sei... Se si tratta di questo bene. Mi trovo veramente un po'. Adesso comincio la campagna pubblicitaria per ora per 6 mesi, per Ermenegildo Zegna. Cosa conosci? Certo, come no? Solo per 6 mesi, eh? Solo. Vabbè, tanti anni fa. Che parla poco. Ma prima tanti anni fa io facevo contratti da 6 anni, 5 anni, mo 6 mesi. Ho capito, ma che poco. Tanti anni fa era diverso. Era molto diverso. Vedi? Un giorno per rimane già. Sì. Ma diciamo che a me piace adesso portarli anche un po' tipo. Sì, ma fatti della capito come è, tipo. Sì, te lo lascio che rimane caricare. Tipo così. Sì, ma io però qui da... io odio. Ecco. Ma dopo. E anche se tu me li fai corti. No, ma fatti le corti. A me va bene. No, quindi non è corto. Se levo quel malloppo, giustamente ti dicevi tu che si vede tipo un effetto cotonato. Levamo. Ah. In palestra? Ci sto andando un po' poco, sinceramente, perché in questo periodo arrivo la sera totalmente stanco, proprio poco. Tu però praticamente se non sbaglio il mercoledì fai io festa. Sono il mercoledì e il sabato. E il sabato, pomeriggio. Che la vedi, era capito?
diciamo che sono sempre un po' avuti. Perché quando portavamo i lunghi sia sì, io che tu? Io ho lunghi, fino a anche tu c'hai il codino. Anch'io, il periodo del virtuale c'era un certo tempo. Facevo lunghi forti, Che i nove c'è. Chi è l'uomo? Per sposarti come fai? Qui in Italia? No. In Italia uno si può sposare? Sì, adesso sì. Legalmente? Sì. È passato... Ma veramente? Quindi non tocca andare più in Spagna? No. Ma da quando? Questo è vero, da poco. Qui si perde l'idea, anch'io e anche fra... Non so quanto, ma insomma l'idea c'è. Ma mi invidi, spero. No, certo. Non mi invidi? Io vengo il tutto rosso. Da Circente. Certo. Cioè, ma neanche alle bozze fai così veloce, oh. Ma anche se in questo appuntamento. Cioè, con tutto voce. Cioè, proprio... Ma tu oggi quando... No, ieri quando hai scritto. Ieri? Veramente, secondo quando devo andare lui. Sì. Poi il truletto che cominciava a fare contrastante. Infatti c'ho Giulante che stava a casa che dormiva, perché di sera si dormiva molto tardi. Che faccio? Mi spieghi? Qui è tutto verissimo. È perfetto. Mi spieghi un'altra cosa? Io qui, perché quando mi sono uno dietro si è meglio, così mi fanno i capelli. Perché c'è ritroso sulla parte. Che cazzo, ma come si fa a togliere? Non si può togliere. No, poi la toglie il parrucchiere con la... Mamma mia, la odio. Sì, perché c'è tutte le cose strane. No, sembro, non lo so, è allucinante. Cioè... Però così si vede. Corto. Il problema è che tu per 7 mesi non ci stai a Ibiza. Vedo che hanno andato a certi macellari allucinanti. Però sono fatto il taglio, vero? No, ma allucinante. Non sono capace, niente, no. Ma tu sei capito la colanno a Ibiza. Guarda, ma sono 2 anni. Io sono nel 2016. È la cosa. Di un anno c'avevo la boutique. Ma poi la via mia, capirai. La via mia è peggio. La via dove c'è un negozio? È bella, bellissima, è la via colorata. Ma è andato bene? Sì. Tu che hai fatto? Sono stati a Siena, avevo un gruppo di amici. A Siena? A Siena abbiamo preso praticamente su un agriturismo. Un appartamento siamo stati tutti insieme lì. Era come praticamente era come se stavamo a casa. Era un appartamento per conto nostro. Un gruppo. Un'orgia finale. No, purtroppo no, non è finita così. Purtroppo non è finita così. Purtroppo noi eravamo veramente amici, non tromba amici. Niente, devo spogliare tutto, ma trovo il pensiero. Oh, ma almeno abbiamo fatto le giochi, mangiato, due da tavolo e poi a letto, ognuno col proprio fidanzato. Bene, allora niente. Hai fatto cose strane. No, siamo stati bravi. La senti più la Rossella Brescia? Ah sì, su WhatsApp ogni tanto. Sì? Sì. Ma è tanto che la sento. E lavora in radio, è su fissa. Ma capito. Lavora in radio? Sì. Dimmi una cosa, visto che io non ho il parrucchiere fisso a casa, sì.
ti chiedo se adesso sono cioè, va bene, non sono no, devo portare un po'. Che io se volessi vuoi mettermi indietro così come ce l'hai tu, sì, lo posso fare senza che qualcuno mi sia un bel panettone? No, con questo taglio, tu fa sia il cuffone alto come dicevamo, sì. Destra, sinistra, poi già come fare. Ok. Il resto ce l'ho così perché mi piace un po' che... No, no, va bene, va bene. Però se tu vuoi fare tipo quel cuffone che fai... Che te perché uno deve pensare che io non ce l'ho sempre no, no, ma viene Roberto Morettini a col, casa. Guarda, col taglio questo viene perfetto perché sai tutta la proporzione come si vede dal corpo va allungato, quindi quell'effetto panettone che avevi indietro te l'ho levato. Tu ci vai il coso un corpo? No. No, è tanto che ma facevo voglia di andarci, eh? Sono sincero. Un brano di pazzo. Ma però dai, è divertente, ogni tanto ci sta. Nella vita che ci vuole, veramente sono anni. Ce l'hanno loro, i colleghi miei qualche volta, però io è tantissimo. Guarda che bello, io la penso. Io la penso, l'ho trovato. Ah, sì, guarda che bello. Ma che c'è, la vetrinetta? C'è la vetrinetta lì che tra l'altro sono una vetrinetta, posso per essere. Ma scusa, che ti ho fatto? Sì, l'ho detto. Questa non l'ho capito. La che fa lasciare la roba così? Ma la vetrinetta di chi è? La tua o la vetrinetta è la nostra. Ok, posso metterci roba mia? Ti porto in settimana? Sì. Ok. Quanti ci iscrivi quando... Sì, va bene. No, quando... No. Sì, no, io ti dico quanto devi, quanto io li metto, quanto a tu devi vendere e quanto costano a te. Quelli che vendi poi li metti dentro la busta. Per i porti quelli che vendiamo, li avete venduto qualcosa? Se non la tira, posso tu dici quanto vuoi tu? Io ce l'ho, già ce l'ho in 30 negozi in Italia. Madonna, è il prodotto in assoluto. Guarda, vabbè, adesso sto facendo il video e poi alla fine prima di fare la parte iniziale, ragazzi, mi devi dire che taglio abbiamo fatto perché è un video su YouTube. Ah, non ho capito. È un video su YouTube, adesso noi rifacciamo e vabbè, dici quello che mi hai fatto. Che bello questo, metti a posto, vai, è bellissimo. Lavora questa cosa, ragazza, no? Mazza. Guarda che belli. Cosa belli, ragazzi. Una fossa. Fino a Perugia. Una fossa. Una fossa, ma mi capiti belli. Non capito. Cioè ti tagli dei capelli, è pizza. Bellissimo. Belli. Chi ha fatto la barba? No, non ha fatto. Quanto bella. Bella. Ma senti, ma un po' poco poco so. Sembra memore. Hai visto che c'ho anche, guarda, se vedi sul video, guarda, va a tempo di musica il petto, guarda, vedi? No, vabbè. No, però mi stavo anche a guardare. Sì, mi stavo a guardare. Sì, ma è abbastanza naturale. Così è perfetto. Guarda un po'. Vedi, carino. Classico, non troppo rasato. Benissimo, bravissimo. Posto, caro. Veramente bravo. Grazie per te. Ciao.